credo che troverete un'accoglienza che forse c'era soltanto in altri periodi storici. In qualche misura il virus, da questo punto di vista, ha fatto anche pulizia di un turismo caffone, di un turismo abbastanza cialtronesco, che veniva in giornata, che voleva comprendere una città così complessa, che appunto il prossimo anno compie 1600 anni di storia, di libertà, di democrazia. La volevano comprendere in mezza giornata, in una giornata, il famoso turismo mordi e fuggi. Ecco, credo che il virus questo l'ha spazzato via. Venezia è una città che è stata colpita più delle altre dal punto di vista economico, perché noi avevamo già avuto un evento terribile, quello della grande alta marea del 12 novembre, che all'estero era stato interpretato come quasi uno tsunami, e quindi avevamo avuto un crollo di prenotazioni e di presenze durante i mesi invernali. E poi immediatamente dopo è partita quest'ulteriore emergenza, quella del coronavirus, che ha sostanzialmente desertificato la città. Allora, ad oggi siamo fermi fino al 31 maggio. Dico ad oggi perché per adesso non c'è nessun protocollo sanitario che ci dia le linee guida per iniziare a lavorare. Venezia deve riprendere anche l'attività produttiva manifatturiera, perché senza non arriva le persone che ci lavorano, che poi magari si appassionano, che poi magari decidono anche di abitare a Venezia. There's a significant number of people who would like to live in Venice, either people from other places that want to choose Venice as a home, also students who are studying here and students that are finishing their courses that have come to love Venice and would like to be able to start their careers here. Quello che manca ancora a Venezia è la popolazione, perché le città sono fatte di pietre e di cittadini. Qui ci sono le pietre che parlano di un passato straordinario, parlano di un passato spirituale, perché tutto quello che ci circonda adesso, questa piazza San Marco, la chiesa dietro di me, non è stata fatta con i preventivi, è stata fatta con le idee, con la voglia di fare qualche cosa di grandioso.